E a proposito di prevenzione anche del fenomeno dello spaccio nelle aree della Movida, tre le operazioni eseguite in pochi giorni dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara nell'ambito del piano di azione Drug Market, con tre distinti set di sequestri lampo. I finanzieri hanno sottratto piante di marijuana, pasticche di ecstasy e panetti di cocaina e hashish al mercato del traffico illecito di stupefacenti nel capoluogo adriatico. Protagonista della prima operazione è un trentenne italiano incensurato che aveva trasformato casa in una serra indoor. Al suo interno 26 piante di cannabis in diversi stati vegetativi, oltre a mezzo chilo di droga già essiccata e confezionata in buste sottovuoto termosaldate. L'immobile era stato allestito per la coltivazione con sofisticate tecnologie di illuminazione, irrigazione e climatizzazione. Il giovane è stato denunciato per produzione e detenzione di stupefacenti. Nel secondo intervento i militari hanno fermato una donna trovata in possesso di mezzo chilo di droga in cristalli del tipo ketamina, anfetamina e 500 pasticche di ecstasy Blue Punisher, la droga sintetica più pericolosa in commercio, con una percentuale di principio attivo 5 volte più forte di una comune pastiglia di MDMA. La donna è stata posta ai domiciliari. La terza operazione ha invece portato a un sequestro contro ignoti, dopo che i finanzieri hanno rinvenuto, occultate sul tetto di un edificio, droga del tipo cocaina e hashish, oltre a un bilancino, una macchina per il sottovuoto e sostanza da taglio.